Ciao a tutti ragazzi, allora oggi siamo qui, siamo tornati per fare una piccola notturna perché ovviamente con le restrizioni di Covid e non si può rimanere, bisogna essere l'11 c'è coprifuoco, sicché si è deciso, sono circa le 5 e mezzo, si è già piazzato le canne, è una mezz'oretta che siamo arrivati, si è già piazzato le canne e si cena qui e si guarda di pigliare qualche cosa. Oggi credo che sia la giornata, vento leggerissimo, è stato tagliato l'erba qui, tutto intorno al lago, e credo che sia la serata buona per catturare qualche bell'amore, perché quando vedo l'erbolina tagliata, vedo le sagome, i soldamure che vanno a mangiare l'erba tagliata. Niente, si prova, so che qui, so, ce l'ho presi anche, gli piace le boile alla fragola. Si prova, tre canne, si guarda un attimino. Filippo può provare a pescare a galla, eccola, eccola, no. Una tiratina, ma queste boh. Qui addirittura ci ho messo la boil all'aglio. Boil all'aglio con il chicco di mais finto. Ho fatto due toccatine, ma ho paura che ci sia le tartarughe oggi. A dar noia. Perché ho belle sentito due o tre toccate. Nulla. La notturna. Siamo notturna, si prova. Sta bucando le carpe a galla con le boil a galla, una cosa incredibile, una dietro un'altra. E infatti oggi l'approccio per le carpe era, secondo me, era zigrig, perché si vedeva girare, hanno sentito l'acqua calda, il cambiamento. Nulla, ora sono sicuro che piano piano è al sole, c'è già il tramonto, sono sicuro che le carpe vanno sotto. Poi si incominciano a prendersi il fondo, credo, spero. Tra poco si mangia e poi si fa 2 ore di pescata a notturna. Ragazzi, inizia la notturna, si inizia bene con la notturna. The big, big amour. Bell'amore, io l'ho messo lì apposta, l'esca, poi il D20 alla fragola e chicco di mais. Io l'ho messo lì proprio, ho detto qui c'è l'amore. Mi hanno tagliato l'erba questi giorni, perché si vede che sono andati giù perché il vento tira praticamente verso il fondo del lago e qua c'erano tutte le foglie dell'erbolina tagliate. Gli amore stanno qui ora a mangiare le foglie. What a cookie.
si è fatto quasi buio, ci sarà un'oretta di pesca ancora, e però sinceramente da quando ha tramontato il sole si è fermato un neoso. Ci sarà un'oretta di pesca, si prova, si tenta, dopodiché si rimette le armi a posto e si è a casa. Sai che c'è qui? Di molti cignali, ma c'è certi cignali da sopra il greppo, fanno un casino. Vabbè, se si piglia qualcosa a più tardi, va bella, cricchete, un amur. Ora non si vede perché è buio. C'è un amur o una carpa, non so che è, esagerata, che è a capo basso, sembra che mangi su... Boh, non so nemmeno spiegando, ma adesso, grossa. Boh, per me sta mangiando, è un amur, Filippo, è un amur esagerato che sta mangiando, è quel capo basso così, capito? Gli è lungo e arriva a toccare il fondo quel capo. Lì c'è un metro d'acqua, non ce ne mia più di più, Allora spettacolo, c'è due carpe, saranno 6 o 7 kg, ora non si vedano, sono proprio qui sotto sponda a mangiare, dove mi vo a lavare le mani, roba da pazzi. Questo ti fa capire che ora sono tutte sotto sponda, bisogna buttare la canna sotto sponda, capito? Allora ci sono le carpe praticamente sotto piedi, sotto, proprio sotto la sponda, c'è due o tre carpe sui 5, 6, 7 kg che vengono a mangiare sotto sponda. Ora ho provato a calare praticamente, però c'ho la boil, bisognerebbe cambiarsi l'innesco perché ho visto che la boil non la mangiano, vengono a mangiare il gran turco. Ora si aspetta, poi ci sta anche di chi a palla. Allora, sessione di pesca terminata, purtroppo con dopo il tramonto non si è visto solo una partenza e si è slamata. Si è visto che le carpe ci venivano a mangiare sotto piedi, si è provato a avvicinare tutte le canne mettendole, diciamo, neanche a un metro di distanza dalla sponda, però sembrava che le boil non le volessero, venivano a mangiare praticamente i rimasugli di gran turco e di pellet, eccetera eccetera. Si è provato anche a mettere il gran turco, ma niente, poi ovviamente sposta le canne e si è fatto un po' di confusione. Sono le 10, circa le 10, 10 e mezzo e si è finito. Non ci si lamenta perché oggi Filippo si è divertito tanto con le boil a galla, ha preso 7-8 carpe anche discrete. Io ho preso che bella amur, soddisfatti. Ragazzi, al prossimo video.